va in barca. Finalmente. Con la bestiuzza. Madonna la forza. Mamma mia. Con un po' di acqua di sentina. Poi. Benzina. Vai, benzina. Come procede il ferimento, marinaio? Eravamo asciutti come il deserto del Sahara, ci abbiamo mandato un po' di broda, però si vola. Si vola, si vola. Poi il mare è piatto. Carichiamo cibo, acqua. Zaini. Marinaio, dice ai nostri ragazzi cosa sta facendo? Stiamo cercando di attaccare il plotter, che è così. Il suo computer di bordo? Esattamente, così riusciamo a leggere il fondale, a leggere la mappa di dove ci spostiamo. Abbiamo una linea guida di un certo tipo e di un certo valore, quindi non ci si perde mai. Bene, mentre parole famose. Bene, abbiamo chiamato il trattore che venga a prenderci il carrello, ma ci vuole 10 minuti di attesa, quindi che decido di aprire la tenda per un po' di ombra. Mamma mia! Sei dietro del campeggio? Ragazzi, in arrivo il trattore, è venuto a prendersi di gommone. Va verso il mare. Grazie ragazzi. Ragazzi, dopo un attimo di panico il motore ha preso vita. Allora, ricordate che anche la posta, perché io la prima volta che esco da qua, ma non mi ricordo come, ma cavolo. Siamo fatti, molo verde. Guarda che mare! Ci stai scherzando! Dove l'accendino? No, guarda, facciamo direttamente con questa, no? Ti scoppi in mano. Ci siamo spostati verso un'altra calletta, adesso vedremo dove ormeggiarci. Direi che qui l'acqua non è niente male. Niente mai. Va bene, comunque più scari dal profondo e tiri fuori i catarri di una certa entità e valore, non si appannerà mai la maschera. L'importante è il grasso, non il magro. E anche fare centro ogni tanto. Tutto felino dell'uomo tigre. Quando vi si rompe l'acciolo della maschera, tagliate il cavo dell'antenna, ok? Fate dei nodi, posizionate e poi stringete a piacimento, cacchio. E poi vi faccio vedere ancora un'altra cosa. Pronti? Vai. No. Marzo. Si vede che fa panina. Eddie.
Ragazzi, vi faccio vedere qua, ci sono delle cose, sono queste occhiate. Sì. Faccio vedere cosa succede nel momento in cui butto un po' di pane in acqua. Avanti! Ragazzi, conclusa anche questa giornata in riva al mare, quindi grazie a Jake per averci portato in giro per le coste della Sardegna e vi consiglio di venire al mare qui perché i Caraibi ci fanno un baffo.